Buonasera, buonasera, bentrovati. Ritorna Futura Gol, comincia il nuovo anno, il nostro 2024. Ci eravamo lasciati nel 2023 con una puntata speciale che ricorderete insieme al vicepresidente del Catania Vincenzo Grella e ripartiamo. Non ripartiamo certamente con il sorriso perché nella prima di ritorno Catania e Messina hanno perso e non ripartiamo con il sorriso perché, come vedrete, abbiamo delle defezioni importanti legate purtroppo agli acciacchi del periodo, ovvero e soprattutto all'influenza. Ma ci saremo comunque e ci siamo, e vado a presentare i nostri ospiti, a cominciare dal fidato Luca Allegra. Ben trovato, Luca. Buonasera Alessandro, a te e ai telespettatori. Ci spostiamo e ringraziamo il Catania nella persona dell'ufficio stampa Angelo Scaltriti, che ci permette sempre di avere un tesserato insieme a noi, un nuovo arrivo. Io spero di dire bene il nome perché purtroppo a Catania, come si suol dire, glielo storpiamo sempre. Lui si chiama Emanuele con due M Cicerelli. Ben trovato Emanuele. Grazie e buonasera a tutti. Grazie di essere qui con noi. Poi manca un avvocato, l'avrete notato, e dobbiamo fare a meno, oltre che nella nostra Elisa, ora ci stavo arrivando, ma avete già notato la mancanza perché si nota immediatamente, ora la salutiamo. Manca anche il nostro avvocato La Pisarda, ma come si fa nel calcio, abbiamo sostituito un avvocato con un altro avvocato, in questo caso è anche un amico, l'avvocato Marco Navaria. Ciao Marco. Grazie, buonasera a tutti, spero di essere un degno sostituto dell'avvocato La Pisarda. E poi, sempre in tema di sostituzioni, questa mattina tra una defezione e l'altra in redazione gli ho detto: mettiti la giacca e le scarpette perché devi venire ad aiutarmi, e quindi saluto il nostro direttore Giacomo Cagnes, grazie. Buonasera, buonasera, con piacere, mi piace fare le sostituzioni. Ti piace? Io sono un po' alla finestra per aspettare qualcuno venga a mancare, no, assolutamente. Da buon gregario, come si suol dire, come cantava Ligabue, una vita da mediano, però è chiaro che ci veniamo incontro e ci aiutiamo. Dicevo, manca la nostra Elisa che salutiamo, quindi riprenditi presto Elisa, perché senza di te questa trasmissione ha davvero poco senso, e poi devo stare accanto a Luca Allegra, che non è il massimo, ma ce ne faremo una ragione. Andiamo a salutare, perché lui c'è, l'abbiamo messo in gabbia nel nostro gabbiotto, ovvero la nostra postazione radiofonica, Leonardo Russo. Ciao Leo. Buonasera Ale, buonasera a tutti. Con tanto di cuffie, mi piace. Ben armato, ricorda qualcosa ben armato del passato, caro Luca Allegra. Sì, queste cuffie. Assolutamente. E allora, cominciamo, partiamo, fra poco mi lo dirà la regia, ci sarà anche via Skype Salvatore Cannata, quindi vedremo quando si collegherà durante la trasmissione. Cominciamo con i gol, perché nella precedente puntata avevamo Grella, ma non avevamo i gol perché le partite si dovevano giocare. Poi il Catania ne ha fatti 4 a Benevento, ieri invece ne ha presi 3, il Messina ne ha presi 2 in casa. Goal collection, e poi cominciamo il nostro dibattito. We can make a change.
Questi gol e questo il riepilogo dei risultati con la Casertana che continua a vincere, ha vinto 2-1 a Monopoli, il Picernolo, commentavamo fuori onda ma ora ne parliamo, che continua a vincere, 3-0 al Francavilla, il Benevento 3-2, il Taranto che vince a Foggia 2-1 nel derby, l'Avellino roboante a Latina 5-0, poi le partite della domenica con questa vittoria del Cerignola a Messina, il Sorrento 2-0 su Giuliano, 4 gol del Potenza Brindisi, 3-0 lo sappiamo benissimo del Crotone contro il Catania e poi la capolista che non perde un colpo 2-1 sul Monterosi. Per una classifica che arrivati al giro di boa è una in più perché è la prima di ritorno, vede la Juve Stabia saldamente in testa con 43 punti, segue la Casertana a 38, Picerno e Avellino 37, Taranto 36, Crotone 35, Benevento 33, Cerignola 31, Latina 27, Sorrento 26 insieme al Potenza. Poi nella seconda parte purtroppo c'è il Catania col Foggia e il Giuliano a 25, la Turris a 20, zona playout per Monopoli, Messina a 19, Francavilla 17, Brindisi 14 e Monterosi a quota 11. E allora Catania che torna nella seconda parte della classifica e ora proveremo a capire che cosa è successo, perché c'eravamo lasciati nel 2023 con una vittoria importante a Benevento, con una squadra che non stava benissimo ma pur sempre una vittoria importante, ci ritroviamo con un Catania che va a perdere 3-0 e che a questo punto, ma ora lo lascio dire ai miei ospiti, si appiglia clamorosamente alla Coppa Italia. Anzi, vi do una notizia, perché Rimini-Catania, partita di semifinale d'andata, il 24 di gennaio si giocherà alle ore 20:30, appuntamento che ormai, caro Luca, diventa molto molto importante. Io mi sposto, tu vuoi cominciare con... Come dici tu? Mettendo un po' di pepe, poi sentiamo anche Emanuele per capire che cosa è successo ieri. Dico, non c'è molto da capire perché avete perso 3-0, però ora ci arriviamo. Intanto partiamo da Luca, io mi sposto. Ma guarda, io partirei un po' con l'incipit che usualmente, ecco, cerco di fornire a tutti, perché oggi partirei con questo affresco che abbiamo preparato, affresco che si trova a Palazzo Madama a Senato, affresco di Cesare Maccari, è un bel dipinto che riguarda, diciamo, il famoso incipit delle Catilinarie di Cicerone, il quale, come chi ha fatto studi classici saprà, nel 63 a.C. io e l'avvocato Navarria dovremmo saperlo, abbiamo frequentato la stessa scuola. Che è la mia stessa. Che è la tua stessa, sì. Quindi siamo in tre. Puntava il dito su Catilina, appunto perché lo stesso Catilina cominciava con la sua congiura a cercare di maramaldeggiare sulla Repubblica Romana. Da qui la famosa frase Quousquem tandem abutere, Catilina pazientia nostra, e mi sembra una domanda che a Catania un po' tutti si fanno, cioè fino a quando potrà questa società con questo andazzo così scadente abusare della pazienza di una comunità che sta osservando un andamento veramente catastrofico. Oggi pomeriggio gli amici di tutto il Catania minuto per minuto nella persona di Filippo Sodrino mi ricordavano, e approfitto e li cito con piacere, che si tratta questo rendimento, cioè 9 sconfitte, 9 su 20 nello specifico, alla prima di ritorno, è in assoluto il rendimento peggiore dal 1930, cioè da quasi 100 anni. Quindi stiamo parlando di una condizione, diciamo, catastrofica. Statistica che consiglia tutte le categorie o solo la C? No, naturalmente la Serie C. Ed è un rendimento... Dico, perché in altre categorie c'è stato, certo, il credo di, certo, peggio. Stiamo parlando della Serie C, il peggioramento della Serie C. Ed è un rendimento che io credo che la città non meriti. Possiamo parlare fino a dopodomani degli sforzi, ma purtroppo noi abbiamo poi la classifica lì davanti a noi che ci fa osservare questo stato di cose. Al netto degli acquisti, della volontà, dei progetti, dei verbi al futuro, in realtà il Catania ha 25 punti e di fatto, Alessandro lo accennava, io volentieri, ecco, faccio pandanna, di fatto il Catania sta quasi abdicando al campionato, perché l'obiettivo è ormai completamente focalizzato sulla Coppa Italia. Questo campionato è quasi bruciato ed è veramente, secondo me, increscioso che in gennaio il Catania in Serie C, che dovrebbe essere non meno dei primi 3 posti, si trova ad avere gettato praticamente un campionato e sperare di superare il Rimini per approdare i playoff. Ora poi parleremo anche del mercato di tutto, ma io lo trovo francamente una condizione, sì, non accettabile. Ora dico, proviamo anche, mi dispiace per Emanuele che è a Catania da pochissimo, che ieri ha giocato poco e ad oggi si trova a rispondere, diciamo, per conto di tutta la squadra, però dico,
penso che ce la puoi fare, ci sei anche per questo. Sì, dico. Non c'è, anche non perché c'è problema. Hai avuto modo, ieri hai giocato, hai esordito, ma c'eri anche in tribuna, ci sì, sei già da un po'. Vai, ecco. Alla partita col Sorrento e poi ho fatto una settimana qui da solo ad allenarmi e poi ho ripreso con la squadra, quindi possiamo dire che è una quindicina di giorni che sono qui. Purtroppo la situazione l'ha descritta. A Benevento eri in tribuna, sei andato oppure no? A Benevento no, ero a casa, io sono tra l'altro da vicino, però ho visto la partita, quindi devo dire che appunto hai fatto bene a citarmi Benevento, perché ad esempio a Benevento c'è stata una prestazione molto diversa da quella che c'è stata ieri, soprattutto sotto il profilo secondo me caratteriale, perché a Benevento è dimostrato tutti i 90 minuti di essere superiore al Benevento. Invece ieri per me... Che non è una squadra scarsa. No, veramente è una squadra forte. Una squadra forte, c'ha tanti giocatori comunque importanti per la categoria, tanti giocatori che hanno fatto anche categorie superiori. E quindi dimostrando di essere superiore al Benevento poi... Falcidiato le espulsioni, eh? Sì. Non voglio fare l'avvocato però del diavolo. Le espulsioni però... vanno comunque no, certo. procurate, cioè sono state certo. su giocate del Catania, quindi... Poi ieri fare, secondo me, una buona prima parte di partita, poi dal gol in poi siamo calati piano piano e questo non deve succedere, perché comunque la partita dura 90 minuti, di partite recuperate anche agli ultimi 30 secondi ne abbiamo viste a milioni, quindi su questo sicuramente è un aspetto che dobbiamo migliorare. Allora, ora vengo da te, direttore, prima volevo sentire l'avvocato Anna Maria, poi dico a Leonardo di prepararsi anche qualche domanda dai social. Diceva Emanuele Ciceli, cambiamento completamente totale rispetto a Benevento, cioè io mi chiedo cosa succede, cosa può capitare, perché c'è una metamorfosi che definire kafkiana forse è poco. Ma allora, io sommessamente dico questo, io penso che la partita di Benevento è arrivata in un momento diciamo di congiuntura strana molto particolare. Credo che a Benevento, ma non lo dico io, stava accadendo qualcosa di notorio, almeno all'ambiente calcistico. A Benevento c'era una diciamo aria molto pesante che ha contribuito chiaramente poi a far emergere quello che invece era altrettanto invece uno spirito differente del Catania. Quindi il Benevento andava ad implodere, almeno dal punto di vista dello spogliatoio. Il Catania, chiaramente, ripeto, approfittando di una congiuntura astrale particolarissima, è riuscito a fare un risultato contro la squadra che poi, voglio dire, come diceva Emanuele, ha una rosa molto competitiva, non credo che abbia intenzione di proseguire su questa lunghezza d'onda per questo campionato e immagino che comunque anche i cambi che poi sono stati fatti ce lo diranno. Catania purtroppo, a mio avviso, sta dando una discontinuità di approccio a queste gare. L'abbiamo vista dall'inizio del campionato, questa discontinuità mentale. Ora la preoccupazione maggiore che io penso si debba iniziare a palesare, come diceva giustamente chi ha aperto gli interventi, è che si focalizzi troppo presto l'attenzione solo sulla diciamo possibilità. E ora ci arriviamo. Volevo sentire anche Giacomo Cambi se qualche partita, non per sottolineare la sua età, ma qualche partita l'ha vista e l'ha anche commentata nel corso della sua carriera. Voglio tornare a quello che dicevamo prima, questa metamorfosi. Ecco, io non cioè, allora dire... poco valore Benevento a questo punto? No, io non voglio fare citazioni dotte come Luca Allegra, però voglio fare un riferimento essenziale, fondamentale, ritengo anche importante. Il Catania che si è visto non è che cambia da una partita all'altra, il modus operandi del Catania è sempre uguale, il problema è che episodi ti danneggiano. Io anche guardando la partita appena disputata con la sconfitta che ha fatto gridare allo scandalo a tutti, il rammarico a tutti, ah ma cos'è successo, il Catania si è buttato via, il Catania non è questo, il Catania... Allora, il Catania subisce un gol su calcio di punizione. Errore del portiere, Giacomo, diciamo, grave portiere, errore. Grave errore del portiere, voglio arrivare lì. No, grave errore del portiere. Quindi il Catania subisce il gol. Fino a quel gol il Catania giocava in trasferta a Crotone a pari armi, perché almeno quello che si è visto in campo era questo. Non mi è nemmeno dispiaciuto il collettivo. L'unica cosa che io ci tengo a sottolineare, ritengo che sia fondamentale,
è la mancanza di aggressività, la mancanza di grinta, la mancanza di caparbietà, l'inconsapevolezza di far parte di una squadra che non può accontentarsi di vincere a Crotone, con tutto rispetto per il Crotone, di vincere con il Picerno, di vincere con altre squadre del campionato di Serie C. Il Catania, Cicerelli lo sa, perché ha parenti anche a Catania, da quello che mi ha appena detto fuori dalla registrazione. E io dico, quando tu sei a Catania devi triplicare le forze, non centellinarle, non risparmiarle, perché il problema fondamentale, caro mio, guardando la partita, e ti chiedevo anche a te dalla panchina come l'hai vissuta in questa prima parte di incontro, perché io devo dire che il Crotone secondo me non è migliore del Catania nelle sue individualità, ma ha una grinta, cioè faceva pressing a tutto campo, i portatori di palle erano asfissiati da questo continuo correre per cercare di bloccare le azioni delle ripartenze. Questo è il problema. Sentiamo lui. Il problema che si è visto, almeno io da addetto ai lavori dico, la differenza l'ha fatta l'aggressività, punto. Ma io Emanuele, oggi ti tocca difendere i tuoi compagni. No, assolutamente non c'è problema, ripeto, quindi io dico che per me, come ho detto prima, i primi minuti, l'approccio è stato anche aggressivo, anche deciso, anche da una squadra che deve ovviamente avere più consapevolezza di quello che è, perché comunque io sono sicuro, non è che lo scopro io, questa è una squadra forte, cioè non va dimenticato. Lucarelli vi ha chiesto Lucarelli vuole da voi, esatto, la fame. Va solo. E questo è, lo dice lui stesso. Permettimi di interromperti, lo sappiamo che è una squadra forte, è questo che comunque fa arrabbiare noi addetti ai lavori, ma fa arrabbiare soprattutto i tifosi. Il fatto che c'è la consapevolezza che infatti è giusto, sia una squadra forte, che peraltro stanno arrivando dei giocatori altrettanto forti da questo mercato, e quindi ci si chiede, lo chiediamo a te che in questo momento sei dovuto a rispondere, che cosa succede in campo? Io, come ho detto prima, per me è venuta, come dire, dopo un avvio bello, promettente e incoraggiante, prendere quel gol è stato come fare un passo indietro dal punto di vista mentale. Ovviamente questo non può succedere, non è che non può essere un alibi, infatti. Ovviamente non può essere un alibi, però per provare a guardare ieri quello che è andato e quello che non è andato, ti dico che questa cosa qui sicuramente è una cosa su cui dovremo lavorare, una cosa su cui va fermato un attimo l'episodio, la sfortuna, il vento, e va. Mister era arrabbiato ieri, molto. Eravamo tutti arrabbiati comunque, mister. Dico, rispetto a quello che abbiamo visto in queste prime giornate in cui è tornato a Catania, ieri secondo me era più arrabbiato di altre volte. Si è visto fare il pressing a tutto campo, gli errori banali, cioè un giocatore, vedi, Cicerelli, che è un giocatore di buona classe, ha fatto parte anche di squadre importanti, ha la professione che la sente sua, però se tu fai degli errori di concentrazione, perché io guarda, non voglio essere... Lui poverino ha giocato un quarto d'ora, appunto, no, dico, infatti, io non voglio pensare a cose che possano portarci fuori strada, l'errore ci può stare, però vedi, quando l'errore poi diventa continuo, l'errore diventa un attenuante, cioè che tu ti rendi conto che c'è qualche cosa che non funziona, allora questo lascia basiti, perché chi guarda, abituato a guardare partite in senso lato, e vede che sono questi errori che sono banali, di scarsa concentrazione. Io vi voglio dare il beneficio del dubbio, non voglio condannare nessuno, anche se ritengo importante, fondamentale pensare che tre giocatori importanti ci vogliono in questo Catania, anche visto ieri, uno per reparto, uno in difesa, uno a centrocampo e uno probabilmente in attacco, e forse minore. E arriveranno perché già ne sono arrivati. Forse ce ne sono troppi attaccanti. Già ne sono arrivati alcuni e siamo sicuri, lo sappiamo per fonte certa, che da domani in poi arriveranno altri aggiornamenti, altre notizie. Ricordiamo che il mercato si chiude il 31 di gennaio. Che il 24, a questo punto, Emanuele, ci avete questa partita di Rimini alle 20:30. Prima ci abbiamo questa Coblenzi.
Lo so. È importante come quella di Rimini. Cioè, noi dobbiamo... Però forse quella di Rimini a questo punto diventa più importante. Anche perché, no, per Luca, se il Catania va in finale, ci va anche, certo, il Padova, e il Padova perché probabilmente Brindisi arriverà secondo. Questo è prima di Rimini. Questo è noto. Io non volevo adesso scarnificare il concetto della Coppa Italia, però mi pare chiaro che il Catania sul campionato, non dico ci abbia messo una pietra sopra per quello che riguarda. Lui non te lo potrà dire. Non me lo potrà dire, no, lo posso dire, no, ha ragione perché lui, è molto improbabile. Il campionato è andato. È bello, è andato. Però io vorrei anche dare qualche indicazione sui singoli, che mi spiace adesso parlarne, però quando si parla del calcio, voi avete parlato di abbrivio, io non enfatizzerei il buon abbrivio del Catania. Noi abbiamo avuto ieri, lo accennavo prima, il grave, gravissimo errore di Beters che ha determinato e incanalato la partita. Problema portiere che è rimasto sostanzialmente vago, il Catania ha puntato su Livieri come primo portiere che non ha dimostrato alcuna affidabilità, è stato costretto a puntare su Beters, ieri brutto errore. Ieri è mancato... Però diciamo, scusami Luca, no, il ragazzo non ne ha fatti tanti, no, quest'anno. Ieri, sto confinando ieri, l'episodio di ieri. No, il ragazzo non ha fatto un buon capio, però lo dobbiamo dire. Ieri è mancato un giocatore come Hico, lo vogliamo dire perché tutti i tifosi sui social, dovunque, tutte le persone con cui ho parlato io sono imbufalite contro Chirico, anche comprensibilmente, perché ieri Chirico ha giocato malissimo come seconda punta, malissimo, mi è sembrato uno stato di forma largamente sotto la sufficienza, e uno, credo, il secondo giocatore più pagato dell'intera rosa. E io dico al ragazzo, sul quale tra l'altro in queste ore si stanno anche, pare, addensando alcune voci di alcune società che sono, però mi permetto di smentirle perché non credo che condizionare andrà via, a meno poi sai il mercato può succedere qualsiasi cosa. È andato molto male. Io inviterei Chirico, piuttosto che, ecco, folcloristicamente, come spesso fa, imbogliare la piazza, i tifosi e tutto, ad essere un pochettino più mentalizzato, perché il suo rendimento ieri è stato molto insufficiente, largamente insufficiente. Per passare al mercato, oggi abbiamo Cicerelli, che lo dico con simpatia, non credo sia pronto, perché mi pare non abbia giocato dalla fine dello scorso inverno, quindi il Catania ha preso un giocatore che ha uno storico discreto, ma che non è pronto. Non, non hai 90 sulle gambe. Non è pronto, lo dico senza offesa, mi pare che sia legittimo. Ma 90 non lo so, diciamo sicuramente 80 posso, sì. Posso tornare utile. No, cioè, però questo è il dato di un giocatore non pronto, e poi altri del 94, altri giocatori un po' avanti negli anni. Ti aspettavi ieri di giocare titolare? No. No. Ieri no. No, ieri no. Dicevo, ha anche puntato su atleti che onestamente, il cavallo di ritorno Welbeck, che io lo reputo un giocatore discreto, però non più di quello. Rocco Costantino è il centravanti dell'ultima in classifica. Celli è un giocatore che, diciamo, è espressa volontà di Lucarelli. E a me è sembrato giocare, voglio dire, una buona partita. Sì, sì, Giacomo, ha dimostrato dei tocchi di palle, nomi, dei lanci. Ma non che mi potremmo... sembrano, vabbè, non però mi sembrano dire... i nomi che possono fare svoltare. Ma Celli lo può. Non mi ma io è ti uno chiedo, degli elementi. Scusate, io ti chiedo, ma i nomi che tu ritieni all'altezza, no, dove sono in questo momento? Ma io non riguardo, Alessandro, io non faccio il dirigente del Catania. No, ma io vi voglio dire, Catania che ha sbagliato la campagna acquisti in estate, non è che lo sbagliato su questo, anche tu. E su questo non c'è dubbio. E su questo non c'è dubbio. Adesso Lucarelli sta, credo, cercando di scegliere, perché sostanzialmente il mercato lo sta facendo lui insieme a Vincenzo Grella, sta cercando di scegliere giocatori o che conosce molto bene o che sono, parlavate di Costantino, il centravanti dell'ultima classifica, ma è un giocatore che tra virgolette sì, di categoria. Tu avevi avuto modo di conoscere Lucarelli in passato, siete stati insieme, ecco, quindi presso detto siamo affrontati più volte. Dico, sta cercando di scegliere giocatori che conosce benissimo. Infatti, e che può mettere una, in campo. Scusatemi, lui sta facendo una selezione in campionato per preparare quelle, questo partite, mi pare chiaro, mi quelle pare partite chiaro che serviranno per mi far sì chiaro che il Catania, certo, possa raggiungere un obiettivo. La Coppa Italia non ci possiamo più nascondere. Certo. E allora gli alti e bassi. Sì, però devi stare attento, perché se vai troppo indietro poi no, la Coppa Italia non vale più andare niente. Gli alti e bassi, cioè che tu vinci a Benevento e perdi poi col Crotone, ci possono stare perché sta preparando una squadra che deve avere quella forza. È chiaro che le attenuanti non potranno esserci quando andrai a giocare la partita di Coppa Italia, lì devi dimostrare tutta la tua forza, e i giocatori, mi piace doverlo sottolineare, anche in quella che è stata la partita di Crotone, io salvo, anche lui mi è piaciuto in quel quarto d'ora che è stato in però campo. Non facciamo i buonisti, Giacomo. Sì, ma no, non è questo il buonismo, io sto dicendo, se facciamo i buonisti, il Catania sta preparando la squadra, sì, Luca. Ma il Catania, Giacomo, è stato sta asfaltato preparando la squadra. Asfaltato a Crotone, il Crotone ha 10 punti di più. Con il prezzo. A te sembra una cosa terribili normale che il Catania abbia 10 punti no, di meno? No, con un, credo, ha sbagliato tutto prima. Siamo d'accordo su questo, ha sbagliato tutto prima, ma nella ricostruzione io vedo positivo, attenzione, sei ottimista, sei tra i pochi, tra i pochi, io ti dico che
con questo ragazzo che è entrato ieri, con lo stesso Costantino, con lui che prende minutaggio e con altri che sono rimasti a disposizione. Poi, altri ne arriveranno. E poi con Chiarella che non so che cos'ha e se sarà recuperabile. No, Chiarella credo che stia bene, ieri scelta tecnica. Perché infatti, è un giocatore che secondo me dovrebbe essere utilizzato di più. Però ecco, io dico, in questo momento Lucarelli, che non è un neofita, è uno scafato, sa che ormai il campionato siamo a dei punti a distanza siderali, può riuscire ad entrare nei playoff, anzi è quasi certo, per non dire sicuro, al momento non ci sei, non ci sei, ma c'entrerai nei playoff. Il problema è che non ti danno una posizione importante per poterti giocare le carte. Allora io da allenatore scafato dico un momento, non è d'accordo Emanuele, non è d'accordo, mi getto le basi. No, perché ti vedo un attimo, mi getto le basi per far sì che quegli appuntamenti, è inconscia la cosa, scusatemi, se tu vinci a Benevento e poi perdi con il Crotone, è inconscio pensare a guardare la classifica, perché anche voi la guardate la classifica, come facciamo noi giornalisti o come fanno anche i tifosi, la classifica la guardi, la vedi e ti rendi conto che ci sono stati errori, tu hai pareggiato in casa con il Crotone. Fabio, chiede al nostro regista Fabio Consoli, la rimetti? Non ricordo. Perché io devo essere sincero, lo chiedo anche a voi, la Juve Stabia ha 43 punti, complimenti alla Juve Stabia, però io non credo che ci sia questo divario così abnorme tra Catania e Juve Stabia. La Juve Stabia non esiste. Di più oramai. Attenzione, del primo Catania non la prendi, aspetta, del primo Catania sì, c'è questo divario. Ma secondo me neanche del primo Catania. Catania costruito all'inizio sì. Secondo me neanche del primo Catania non c'è questa distanza. Tu Emanuele che idea ti sei fatto anche sul campionato in generale? Stanno facendo ovviamente un ottimo campionato. Ma secondo te è la squadra più forte della Stabia? No. Non è più forte, secondo me non è più forte del Catania. Però sono lì, stanno facendo bene, sono in fiducia, hanno continuità. Se mandiamo questa clip a Stabia, Cicerelli ridono, Se noi mandiamo questa clip che ha detto lei, che siamo più o meno sullo stesso livello, si fanno una grassa risata alle spalle della città, perché ha quasi 20 punti di più, e invece credo proprio che Io non credo. Catania ha 25 punti. Sì, ma infatti io non ti sta dicendo, io ho detto una cosa, se esistono le squadre in Serie A che sono retrocesse, non vi accavallate, perché sennò non Ma mi avete chiesto se la Juve Stabia è più forte sulla carta, io ho detto sicuramente lo è. In questo momento sicuramente lo è, mentalmente lo è. Purtroppo nel pallone mi avete chiesto se la Juve Stabia è più forte del Catania, io vi dico di no. In questo momento la Juve Stabia sta facendo molto meglio del Catania, immediatamente. Buona parte delle prime non sono più forti del Catania, ma sulla carta, e poi sulla carta non si conclude niente, poi è il campo che decide. Io vorrei andare da Leonardo per vedere se c'è qualche spunto anche che arriva dai social. Sì Ale, sicuramente i tifosi cercano un po' il capro espiatorio di questo match. Fermati Leo, fermati, perché noi non ti sentiamo qua in studio, quindi è praticamente inutile, non sappiamo quello che dici. Quindi... Lo sentite? Quindi cerchiamo di risolvere, vediamo. Parla Leo. Mi sentite? No. Niente. Pronto? Prova. Ci ritorniamo dopo. Facciamo una cosa, andiamoci a vedere proprio questo servizio che ha confezionato il nostro Leonardo Russo, dove si fa anche un po' il punto della situazione in base anche a quello che ci aspettavamo e quello che stiamo vedendo da questa squadra, e facciamo un po', diamo un po' di numeri, ecco, li diamo normalmente, ora li diamo realmente in questo servizio. Il Catania continua a non trovare la propria dimensione. Con la sconfitta di Crotone salgono a quota 9 le volte in cui i rossazzurri sono andati KO. Un dato difficilmente pronosticabile anche per i più pessimisti. Tante volte si è puntato il dito contro la scarsa vena realizzativa, ma a conti fatti non sembra essere questo il problema. Tanto per fare un esempio, il Benevento, con un gol in più, si ritrova a 8 punti al di sopra dei rossazzurri. La difesa è la terza migliore del girone C. L'allenatore è già stato cambiato, i giocatori anche. Ma il problema allora qual è? Il cambio di allenatore, dati alla mano, non ha caratterizzato, almeno fino ad oggi, quel cambio di passo tanto sperato. Come detto, sono cambiati anche giocatori e interpreti. 5 nuovi arrivati fino ad oggi e le parole di Lucarelli fanno intuire che ne arriveranno ancora altri. Analizzando le ultime due gare, però, le squadre scese in campo al Vigorito e all'Ezio Scida non si somigliano lontanamente. La prima, cinica e aggressiva nel non perdonare un Benevento allo sbaraglio, la seconda, incapace di reagire ai colpi di un Crotone che con il minimo sforzo ha ottenuto più che il massimo del risultato. La domanda dunque sorge spontanea. Qual è il vero problema del Catania che, oltre a non trovare continuità di risultati, non riesce a trovare se stesso?
E allora, il quesito è abbastanza interessante. Cominciamo da Marco Navaria. Qual è il vero problema del Catania? Se non è l'attacco, se non è la difesa, diciamo, cos'è il centrocampo? Nel calcio mi è sempre piaciuto il concetto di gruppo, il gruppo inteso come spogliatoio e come idea di squadra. Io credo che questa squadra ancora stia stentando a trovare un'identità di gruppo. Vedo una rilassatezza a volte, una incapacità di risolvere anche un problema caratteriale importante. Ora sono molto preoccupato, come diceva prima anche Allegra, del fatto che questa squadra è la squadra che rappresenta una città particolare, molto grande, non è una città piccolina. Catania fa 20.000 spettatori a domenica, anche domenica prossima col Brindisi realisticamente riempiremo lo stadio, quindi noi ci aspettiamo che non venga sottovalutato l'impegno col Brindisi, ci aspettiamo una prova di carattere, ma vorremmo che venga data continuità, al di là del fatto che poi carta alla mano magari dietro c'è qualcuno che sta pensando che realmente il modo migliore di arrivare ai playoff sia quello di passare dalla Coppa Italia. Io credo che la città interessi poco, noi dobbiamo andare tutte le domeniche a vincere sul campo, dobbiamo vincere col Brindisi, dobbiamo vincere con l'Avellino, dobbiamo vincere col Crotone, la mentalità da Catania deve essere questa. Non potevamo pensare, a mio avviso, ed è stato un errore forse madornale, di improvvisare il campionato e aspettare l'inizio per vedere come andava. Noi dovevamo entrare con una mentalità differente, quella di Catania, Catania città, Catania metropoli del sud, Catania di un certo livello, perché anche domenica il Brindisi verrà a giocare una partita in uno stadio mio, con 20.000 persone, è la partita dell'anno per i ragazzi che giocano a Brindisi. Avvocato, le partite ci insegnano che purtroppo oggi, lo vediamo anche in Serie A, non basta il blasone per poter vincere una partita. Il Catania ha un blasone importante, però se poi all'atto pratico non riesci, con un episodio solo, prima citava Luca, un episodio, il portiere fa un'uscita, diciamo, e pregiudica una partita. Ieri il Messina ha perso la partita perché è stato espulso un giocatore al 28esimo minuto del primo tempo, ha giocato tutta la partita e l'ha anche pareggiata la partita, attenzione, in inferiorità numerica. Quindi noi abbiamo sempre un 12esimo uomo in campo. Il concetto che abbiamo noi e non lo sappiamo mentalizzare è questo: una città come Catania, una tifoseria come quella del Catania dà a questa squadra qualcosa in più. Credo che non venga recepito a dov'era. Però secondo me, allora, lo chiediamo a Emanuele che è qua con noi. Siete consapevoli anche della pressione di quello che la piazza chiede e vuole? Anche a Reggio Calabria penso che c'è. Infatti. Questa pressione. Anche a Reggio Calabria c'era, anche a Salerno c'era, anche a Foggia c'era. Dico, qualche piazza sì, calda infatti, l'hai conosciuta. Conosciuta, è così. Vi dico che prima di venire a Catania mi hanno mandato, la prima cosa che mi hanno mandato è stata il numero di abbonati, e quindi e sicuramente quella è un'arma in più, non un'arma in meno. Quindi mi fa piacere che finalmente si è arrivati a parlare della partita col Brindisi, perché per me, ripeto, è la partita più importante per noi oggi. Non è importante Crotone perché purtroppo è andata male ed è andata via. Non è importante Rimini, perché sarà importante che dopo Brindisi. Però Brindisi è una squadra materasso, diciamolo, lo dico con molta tranquillità. Ma per noi, a noi squadra, serve in certo, questo a voi momento. Servirà per riprendervi e qui, sicuramente vincerete giustamente facile. Giustamente qui. Però occhio a parlare di squadra materasso, perché secondo me non ce ne sono. Ma il Brindisi è una squadra materasso, è una squadra che sta questa cosa è un'analisi, questa è un'analisi. Senza nulla da perdere. Questa è un'analisi che a me, ma assolutamente questa è un'analisi, scusa se. Prego. È un'analisi che a me, sinceramente, oggi non interessa. Cioè a me oggi interessa come squadra trovare qualsiasi tipo di episodio, qualsiasi tipo di partita, anche quella del giovedì, anche la partitina del martedì, per prendere positività, consapevolezza, mentalità, per arrivare a domenica o a Rimini come animali. Piano piano costruire, fare qualcosa sempre di più positivo per prendere questa consapevolezza che secondo me piano piano no, perché comunque poi le partite, l'episodio positivo, come detto, la partitina positiva, l'allenamento positivo, la corsa in più per il compagno, tutto questo insieme fa sì che il Catania trova la sua quadra e poi inizia a far paura a tutti. Andare col Brindisi in campo
consapevoli di dover vincere la partita, ma mangiando l'avversario, andando a Rimini facendo lo stesso. E secondo me a questo ci si arriva facendo compattezza, facendo squadra e trovando spiragli, episodi positivi in tutti i modi. Ma scusami, ma allora ieri cos'è mancato a Crotone? Fammi capire. Per me è questo. Cerchiamo di... Per me è questo, io lo ripeto. L'unità di intenti, la compattezza. Per me è... O è solo, scusami Emanuele, una questione di episodio? Allora, in questo momento ovviamente l'episodio ci gira contro, ma noi non ci dobbiamo attaccare all'episodio perché siamo forti, ripeto. E dobbiamo arrivare a fare qualcosa di importante perché la piazza lo merita, è una realtà meravigliosa, la città è bellissima e la società è sana, è seria, ha un progetto importante e tutto, c'è tutto qui per avere, come dire, un'opportunità a livello calcistico, quindi sarebbe un peccato non sfruttarla. Ieri è mancato, secondo me, ci è girato male il primo episodio e poi mentalmente siamo calati e questo non deve succedere. Poi perdere 1-0, 2-0, 3-0 è sempre perso, 1-0 eravamo scontenti, sì. Lo stesso 2-0 ovviamente passato, non devi perdere 3-0. Emanuele, sicuramente un calciatore del Crotone che vi ha messo in seria difficoltà, uno sì, che riusciva a fare il 100 metri, io non so se ci ha trascorso in atletica leggera, perché quello che ha fatto questo tizio è una cosa pazzesca, riusciva ad andare avanti e indietro, prestare, ritornare, bloccare le azioni. Cioè il punto è, l'ho detto in apertura, la cosa che è mancata a questa squadra, analizzandola serenamente, senza fare i tifosi, senza fare i giornalisti e i tifosi, ne facciamo i giornalisti perché guardiamo la partita, di partita in partita, giudichiamo, non facciamo voli a retro pensando a partite, no, guardiamo l'attualità, sì. Quella partita, in quella partita è mancata l'aggressività, l'ho detto all'inizio, è mancata la caparbietà, perché sembrava di vedere una squadra leziosa che pensava di specchiarsi sul bello, sui tocchi, sui passaggi e cose, contro una squadra che è più in alto in classifica e dimostrava che col sangue che ci colava attaccavano ogni volta che voi avevate la palla. Voi non l'avete fatto, avete subito i nervi, la rabbia di Lucarelli, che non è colpevole assolutamente di quello che è successo, anzi è consapevole del fatto che dovrà cambiare qualcosa, perché il giocatore, se tu devi sacrificare un giocatore di qualità per un giocatore di quantità, purtroppo nel campionato di Serie C è così, il giocatore di qualità che si specchia, cerca di fare i passaggi, cerca di fare il Maradona, in Serie C non funziona. Non certo, possiamo dire, Luca, Giacomo, che è una squadra poco lucarelliana. Io ho visto praticamente a Crotone una formazione che si è consegnata. Tu hai parlato, immagino facessi riferimento a Gomez o a Dursi, giocatori che hanno giocato molto meglio e che hanno onestamente fatto fare una brutta figura ai dirimpettai del Catania. Questo è chiaro. Anche a Celli, cui facevi riferimento prima, sì, si è trovato spesso in imbarazzo. Ecco, purtroppo io non credo che sia, questo anche Lucarelli deve rispondere di alcune responsabilità. Ieri, secondo me, lui ha messo su una squadra in maniera un po' approssimativa, si è rifugiato sulla sua comfort zone della difesa a 3 in maniera forse, credo, non sufficientemente meditata, e lo si è visto. La squadra non è stata pronta e non basta l'episodio. È vero, si può prendere una rete anche per un errore marchiano, però si deve reagire, ma c'è il tempo per reagire, per riorganizzarsi. Non ci si consegna all'avversario in maniera così, alzando bandiera bianca dopo pochi minuti, e se tutti abbiamo capito come sarebbe andata la partita. Tutti i gol sono frutto di errori, Luca. Certo, infatti, sono, ma ci si può riorganizzare, non è accaduto, occorre riorganizzarsi, non ci si possono fare queste figuracce, la città, l'ambiente non può sopportare queste figuracce. Hai detto bene, non lo può sopportare, perché sono figuracce che non si cancellano, però se tu le analizzi in maniera molto distaccata dici, ma cavolo, tu hai perso una partita, sono state 3 sbarioni, ma non del difensore, attenzione, perché poi noi diamo la colpa al difensore, qui è stato un attaccante centrocampista, chiamiamolo come vogliamo, che ha portato, ha messo i presupposti per far sì che si potesse, credo sia proprio Chirico che perde palla e fa fare il fenomeno a quello che poi segna, perché entra come la breccia di Porta Pia. Cioè, voglio dire, il punto è questo, manca, è mancato a quel Catania la determinazione, la grinta. Io penso che il lavoro possa essere fatto in maniera ottimale, perché gli elementi, da un giudizio così proprio ancora molto superficiale, posso dire che qualche segnale positivo mi hanno dato. Io ritengo che comunque, lo dico senza se e senza ma, se il Catania vuole fare la leader in questo campionato, recuperando anche posizione in classifica, la leader è un po' difficile con 18 punti di vantaggio, leader non arrivi più ormai. Fare un campionato che possa essere nei playoff e puntare alla Coppa Italia,
ci vogliono almeno due giocatori, uno di difesa centrale e uno di centrocampo, il vecchio mediano, il vecchio uomo che deve ringhiare. Il Gattuso, per esempio. Dovrebbe essere Welbeck, credo che dovrebbe essere Welbeck. Questo... Ricordiamo, perché la stiamo citando un sacco di volte, magari qualcuno non lo sa, la Coppa Italia, in caso di vittoria, ti permette di accedere alla fase nazionale dei playoff come se la squadra, il Catania in questo caso, fosse arrivato al terzo posto in classifica, quindi ti permette di saltare tutta la prima fase dei playoff, che è anche abbastanza complicata, perché siamo partite in gara unica in casa della formazione meglio arrivata, quindi sono abbastanza complicate. Diciamo che il Catania in questo senso ha una doppia chance, perché ora è Rimini, l'altra semifinale è Lucchese-Padova, il Padova è in buonissima posizione, potrebbe vincere il campionato ma potrebbe anche arrivare secondo, quindi in caso di una finale con il Padova che arriva secondo, che vince il campionato, il Catania, anche se non vince, ma poi noi ce lo auguriamo, accede comunque alla fase nazionale dei playoff come fosse arrivato terzo. Non le diciamo a Cicerelli queste cose che non gli interessano. Lui pensa al Brindisi. No, ma dico io penso che no. Ora Giacomo, ti aspettavi che lui arrivava qua e diceva no, vabbè, ok, noi non giochiamo più il campionato, giochiamo tanto solo. È complicatissimo pensare di gestire questi mesi soltanto pensando alla Coppa Italia. Una follia sportiva. Cioè loro devono andare a giocare domenica con domenica. Perché altrimenti imploderanno domenica per domenica. Penso perché che alla fine ci siamo capiti come step alla volta proprio per far sì che succeda qualcosa di positivo, di bello. La garra, come si dice, come qualcuno dice, è venuta a mancare. Io ripeto, la differenza che c'è stata tra Crotone e Catania è che da questa parte c'era la voglia di mozzicare le caviglie, dall'altra era questo è. E Lucarelli lo ha evidenziato. Ieri ho usato dei termini anche in conferenza stampa abbastanza pesanti, non li ripetiamo, però non so con voi se poi vi siete parlato normalmente. Dopo le partite a caldo non si parla mai. Quindi domani, parleremo se domani, ne parla domani, non sarà leggero secondo me. Ma e tuttavia sta proteggendo la squadra e Lucarelli sta allagando anche le spalle per proteggere la squadra. Comunque è uno che è così, cioè un trascinatore, le spalle larghe, quindi... Non è uno neofita, è uno che, voglio dire, a parte da calcio. No, però secondo me Giacomo, allora, la città probabilmente e la tifoseria da Cristiano Lucarelli si aspettava molto di più, perché probabilmente ci ricordavamo anche i filotti del primo campionato, le vittorie, e quindi probabilmente siccome si era puntato il dito, l'abbiamo fatto anche noi, probabilmente giustamente, sul Tabiani e sulla guida tecnica, eravamo fermamente convinti che un cambio di allenatore potesse cambiare tutto. In realtà, se andiamo a vedere i numeri, sono uguali. Sì, però non voglio fare il difensore di Lucarelli, me ne guarderei bene. Però voglio dire, glielo vuoi dare il tempo a Lucarelli di capire chi deve mandare via, chi deve tenere, quello è il giocatore su cui può puntare? No? Lui ha ereditato una squadra da un altro allenatore. Deve cercare di far sì che possa capire lui, toccare con mano, quali sono i giocatori affidabili e quelli che non sono affidabili. Lui, in linea di massima, le partite che ha disputato finora, le ha disputate per capire la qualità dei giocatori che ha a disposizione. Ieri, con i due nuovi che ha schierato, lo ha fatto apposta per poter capire su quali, anche all'interno di questo gruppo di ieri, io penso che di questo gruppo di ieri uno o due saranno fuori, penso, se non tre, però voglio dire, lui queste verifiche le ha fatte. Oggi lui ha una squadra con gli elementi che ha. Ti posso dire che c'è una precisa scelta, una precisa richiesta dell'allenatore di mantenere una rosa molto ampia fino alla partita di Coppa Italia, anche perché di infortuni ce ne sono stati tantissimi, non solo per capire, ma per avere comunque, dato, ora ci torno, l'appuntamento molto importante, avere comunque quel giorno un'ampia rosa a disposizione. Poi probabilmente il Catania farà le sue scelte. Dal 24 in poi qualcuno certamente andrà via, anche perché poi le liste si chiudono a 24, quindi non si scappa, quelli dovrete essere, si non potete quindi, fare molto. E quindi Lucarelli sta facendo le prove. Dico, nel mese di gennaio puoi permetterti di avere una rosa più ampia. Ora, il campionato è questo. Tu giochi col Brindisi, prima di arrivare alla partita di Coppa Italia c'è cioè il Brindisi e qual è l'altra partita che c'è prima della Coppa Italia? Il Picerno è sulla carta dovrebbe essere la squadra. Però l'hai battuto all'andata. Ecco perché dico
c'è il Brindisi e c'è il Picerno. Pensa a arrivare a Rimini avendo vinto con Brindisi e Picerno, come può essere diverso? Cambia molto. Certo, ecco perché dico, noi dobbiamo cercare di compattarci e di prendere segnali positivi, energia positiva da tutto quello che c'è davanti a noi. Ma infatti, dietro purtroppo ormai Emanuele, tutto quello che è stato fatto, scusami, giustamente da voi criticato, giustamente da voi analizzato, però è passato. Dobbiamo essere lucidi a capire che quello che c'è davanti deve diventare bello, deve diventare importante, deve diventare, come dire, entusiasmante, deve farci venire voglia di fare bene, di ottenere risultati. Quello che ci viene difficile da capire è proprio questo, nel senso che tu giustamente parli di scia positiva, di umore. Quello che ci chiediamo è: il canale è chiuso il 2023 con una vittoria importantissima. Che succede? Può essere, possono essere state le feste? Non credo. Non credo però proprio. Succede che anche quando una squadra è in difficoltà come il Catania, che sta ricostruendo, giustamente Giacomo aveva ragione, ha parlato di liste, necessità di acquistare, ha ragione su tutta la linea, però purtroppo amalgamare una formazione che, ripeto, è stata allestita piuttosto male, peggio di come pensassi, anche io che non ero ottimista, ma peggio di come pensassi, adesso cercare di rimettere in piedi una formazione, diciamo, e mettere i giocatori già a gennaio inoltrati, trovare gli equilibri con un tecnico nuovo, atleti nuovi, non è una cosa semplice. Il Catania ha necessità di recuperare tempo, spazio e modo. Alternativamente, purtroppo, ecco perché noi forziamo il concetto sul campionato in questo senso, crediamo tutti che il campionato sia bello andato, lei giustamente ci dice cerchiamo di fare bene in campionato per poi affrontare la Coppa Italia in maniera dignitosa, e questo è giusto, però purtroppo le condizioni di partenza sono tali da aver appesantito il rendimento, e mi creda, nessuno si aspettava che il Catania a questo punto della stagione, cioè a gennaio, si trovasse in quella posizione di classifica, che non è decorosa per la città. Diciamo che dopo il campionato che è stato fatto, tu l'hai visto ovviamente in TV, il campionato che è stato fatto l'anno scorso, il Catania che vince il campionato il 19 di marzo, Marco aiutami, nessuno nell'ambiente, nella tifoseria si aspettava, nessuno si aspettava di stravincere il campionato, ma probabilmente non ci si aspettava tutte queste difficoltà. Ma purtroppo gli osservatori più attenti di me sicuramente hanno però giustamente già notato che quando quest'estate ci siamo presentati ai nastri di partenza con un mercato di quel tipo e con delle incertezze importanti, non ci si poteva affidare soltanto alla fortuna o a qualche colpo, diciamo, fortunato piuttosto che no. Noi per tanto tempo, fino a qualche mese fa, ci siamo interrogati se quei famosi pali delle prime giornate fossero stati gol piuttosto che pali. In realtà io penso che da un pezzo dobbiamo smettere di pensarlo e dobbiamo capire che anche adesso, in queste ore frenetiche di mercato, probabilmente a volte va guardato anche oltre, diciamo, la categoria. Io guardo alla Serie B, a tutti quei giocatori che stanno un attimino annaspando, facendo un po' più di panchina, con qualche malumore, perché sinceramente offrire una città come Catania a dei giocatori importanti, come molti in Serie B attualmente ci sono che non stanno giocando, possa dare alla città sicuramente. Io penso che quando gli offrono Catania, Emanuele ci conferma, è come una Serie B, è come una Serie ci B, pensa, cioè Catania è non pensi, quando vieni in queste piazze non pensi sicuramente alla categoria, anche perché questo, ti ripeto, ti mandano un messaggio abbonati a 15.000. questo è assodato, l'abbiamo sempre evidenziato. Chi te l'ha mandato questo messaggio? Il mio agente. Perché mi piace questa cosa, cioè il tuo procuratore ti ha mandato prima di dirti gli abbonati sono questi. Bella questa, mi piace. Lui però ci ha trascorsi catanesi, quindi voglio dire, già conoscevai, già gli raccontavano la piazza. Il punto è, come ampiamente detto, non possiamo sempre parlare al passato, no? Parliamo di futuro. Il passato lo sappiamo, ci ha regalato errori madornali nella gestione della squadra, nella programmazione. Avevi vinto il campionato l'anno scorso a metà campionato, potevi programmare tutto quello che volevi. Alla fine i risultati non sono stati quelli sperati. Ora, dobbiamo mettere una pezza agli errori del passato, perché sono stati ammessi anche dalla proprietà, dalla società. Qua, in questo studio. In questo studio. Pensiamo al futuro. Allora, al futuro cosa ci dice? È arrivato Cicerelli, è arrivato Costantino, bisogna recuperare Rocca, che io ritengo un giocatore che può essere molto utile e importante per questo Catania. Mi auguro che rimanga, perché lo reputo uno dei giocatori che può fare la differenza. E hanno preso anche l'altro, che ora non mi sfugge il nome, che mi è piaciuto pure, che ha giocato anche Celli. Quindi già i presupposti per capire che Lucarelli ha posto delle condizioni, ha detto io voglio dei giocatori. Sì, poi torna Welbeck che non giocava da tanto tempo, mi pare, d'aver letto. E quindi diciamo questa potrebbe essere una scommessa. Welbeck potrebbe essere una scommessa. Però ecco,
Se ci sono questi chiari di luna, con la voglia di rimediare, di assumersi la paternità, perché parliamoci chiaro, Lucarelli sta facendo il direttore sportivo, no? In assenza. E questa è un'anomalia, eh? È un'anomalia. Ora ci arriviamo. Di un direttore sportivo, Lucarelli sta facendo il direttore sportivo di concerto con. È un'anomalia. Diciamo che sta facendo il manager all'inglese, anche se Grella poi mi ha bacchettato l'altra volta su questa affermazione. Io vorrei capire, lo chiedo alla regia, se Leonardo può intervenire, perché altrimenti poverino non ha senso lasciarlo lì. Leo, mi sentite? Ah, adesso sì. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Ovviamente il tifo non è contento per l'ultima prestazione. Ma guarda un po', ma come mai? Ci avremmo scommesso. Non è particolarmente contento per niente. E si comincia anche a puntare un po' il dito contro quella che è la gestione anche dei giocatori della rosa da parte di Lucarelli. Infatti si dice, Giuseppe Dzeko dice, questa squadra non ha un leader in campo, nei momenti di difficoltà non si è mai in grado di reagire e la squadra va in confusione totale. Ovviamente leader che spesso si va a ritrovare, immagino come lui volesse intendere, in Cosimo Chirico, che soprattutto ieri non ha disputato sicuramente una buona performance. Fermati Leo, così noi cerchiamo di battere anche su questa cosa, perché è uno spunto molto interessante, perché diciamo che finora Lucarelli non aveva avuto critiche, non era stato minimamente toccato, e adesso si toccano lui e l'altro è Cosimo Chirico, che comunque mi permetto di dire l'ha fatto bene finora e ha comunque anche fatto conquistare dei punti a Carrera. Ha portato la croce lui sulle diciamo spalle. Che secondo me lui cerca di prendere per mano la squadra, in alcune occasioni ci riesce, in altre occasioni non ci riesce, purtroppo sono state più le occasioni in cui non c'è riuscito che quelle in cui c'è riuscito. Però voglio partire da Luca, anche la tifoseria comincia a diciamo toccare l'intoccabile Lucarelli, perché finora, da quando è arrivato, ne parlavamo prima, Cristiano Lucarelli è stato intoccabile. Poi però se vai a guardare i numeri spiccioli sono gli stessi, a quelli, non sono uguali a Fabiani. Infatti io questo che sono stato tra i fautori di Lucarelli lo annoto anch'io. Ha ragione l'ascoltatore sull'assenza di leadership, la squadra non ne possiede, quindi questo mi pare pacifico. Io adesso mi dispiace citare una persona che non è presente, ma questa mattina, questo pomeriggio, mi hanno girato un editoriale che ha scritto un tuo collega. Ecco perché mi devo dissociare. Ma dissociati, sì, però è la realtà, è una cosa pubblica, quindi la cito. Questo per dire come alle volte. Scusate. Come alle volte che la nostra stampa. Come la nostra stampa alle volte brancoli nel buio. Poi pensate che, ripeto, questo peggio, un amico mi ha girato un editoriale di un tuo collega che è Stefano Utelli, che ha scritto essenzialmente che salutiamo. Sì, che a suo avviso. Eravamo amici fino a. Che a suo avviso, sostanzialmente i singoli del Catania rappresentano un valore di qualità assoluto. Ha fatto anche un paragone che io cito per come mi è stato girato, cioè ha ritenuto dal punto di vista qualitativo che atleti come Zanellato e Chirico, per la loro qualità intrinseca, possano essere in qualche misura paragonati rispettivamente a atleti di Serie A come Krunic e Politano. Ora io dico, io capisco tutto, il mondo è bello perché è vario, tutti possiamo pensare quello che vogliamo, possiamo volare, fare voli pindarici, però se noi anche, parlo a proposito della stampa, se noi abbiamo questo tipo di approccio così sognante, bucolico, facciamo questi paragoni anche, me lo faccia passare a Stefano che conosco, completamente fuori dalla logica, dal seminato, dei parallelismi completamente inadeguati che ci fanno perdere la percezione della realtà, noi evidentemente rischiamo di pareggiare col Brindisi, che è una squadra che vale un'eccellenza. Cioè dobbiamo avere ben chiaro che purtroppo la posizione del Catania è tale che occorre conquistare i punti in maniera anche sporca e non fare queste simpatiche lucubrazioni mentali, se no, ripeto, voliamo in un campo che è l'iperuranio, ma non è la realtà. In realtà sono 25 punti, hai fatto 12 gol meno della Turris, hai fatto 4 gol meno del Monterosi, sei stracciato alla Casertana, che quando l'abbiamo affrontata sembrava una squadra di dopolavoristi. Questa è la realtà. Ma non lo era, evidentemente. Non lo era, evidentemente. Questa è la realtà che noi stiamo osservando. Mi fai citare anche il post dell'avvocato Navarria? Perché oggi. Dato che ce l'abbiamo qui. No, perché l'avvocato di oggi l'ho ascoltato, è molto moderato. Mi devo dissociare anche da ma questo. Ma non lo so, questo è il mio presente, quindi io mi piacerebbe, perché questa mattina mi hanno girato anche il post dell'avvocato Navarri, e quindi io poi sentiamo Emanuele perché deve difendere. Ma chi che ti fa girare? No, mi hanno girato questo post e io mi girano delle cose. Mi piacerebbe riportarlo perché è stato per me uno spunto. Ha avuto una mattinata così. Sì, non avevo niente molto da fare. Guardate cosa c'è scritto in questo post
diciamo, sottolineato. Ma poi gli chiediamo se lo conferma. Adesso me lo conferma. Scrivi, io lo leggo, ecco, mi scuserò anche per tutto quello che c'è scritto, ma patente. Rivolgo sommessamente un invito a tutti i presunti o pseudotali giornalisti sportivi locali. Basta leccare culi. Cioè, testualmente. Dico, noi siamo stato facciamo parte del lussi, io e Carlos, quindi siamo sinceri e dite la verità. Questo è quello che ha scritto oggi l'avvocato Navarrico. Io ho qui presente, ce lo dirà lui magari. Sì. Però al di là di quello che ci dirà, e lo ascolteremo, mi sembra di poter dire, mi dispiace, qui c'è Giacomo, ci sei tu, però che l'atteggiamento complessivo sia quello di un accomodamento nei confronti di una società che non è ancora... Ma perché la colpa del... mi chiedo. No. Fatemi difendere la categoria di tal, ma perché la colpa è dei giornalisti se sono loro a scendere in campo? Perché non mi sembra che la stampa... Scusami, Emanuele, ti metto in mezzo, non c'entri niente. No, però non mi sembra che c'entrano i giornalisti, però, scendiamo noi in campo. Non mi sembra che sia sufficientemente incalzante. Io non ho letto il post dell'avvocato e... L'ho letto io. Ora gli do del lei e non gli do più del tu, perché mi dispiace aver letto questo. Io dico una cosa, allora, nel mondo delle generalizzazioni che hanno portato allo scompiglio, c'è anche questo. Vedi, a me piace quando tu prendi carta e penna, scrivi e leggi l'articolo di un determinato giornalista e non c'è la difesa d'ufficio. Dici, c'è questo giornalista che scrive, però generalizzare, e tutti i giornalisti sono così, scusate, questo è offensivo. Secondo me non conferma. Perché da 40 anni fa questo mestiere e il sedere, o il culetto, come lo vuoi chiamare... Ma non c'è scritto Giacomo Tagli, non voglio difendere l'avvocato. No, adesso poi lo farò da solo. Questo è il difensore di me stesso. Il giornalista non lo fa. Il giornalista deve avere una funzione, che è quella importante, di evidenziare gli aspetti che possono essere negativi secondo l'esperienza del giornalista, o positivi secondo l'esperienza del giornalista. Non deve essere prono a nessuno, perché se perde la sua autorevolezza non è più un giornalista, ma è un tifoso. Io ricordo in passato che a qualche tifoso dissi: tu vuoi che io sia tifoso o vuoi che io faccia il giornalista? E allora, se vuoi che io faccia il tifoso, ti dico sì, bravo, hai ragione tu, tutti siamo belli, tutti siamo bravi. Se tu vuoi che faccia il giornalista, io ho un altro piano. Nella mia vita è sempre stato così. Con chiunque, in qualsiasi categoria, dalla Serie A ad arrivare fino a ora, purtroppo, alla Serie C, all'eccellenza, alla Serie D, eccetera, eccetera. Quindi la professionalità, io lo dico da presidente onorario dei giornalisti sportivi di Catania, l'ho fatto anche per 7 anni, i giornalisti non sono tutti uguali, come non sono tutti uguali gli impiegati, come non sono tutti uguali gli avvocati, come non sono tutti uguali gli opinionisti. C'è chi fa pacchio, per non dire una cosa peggiore, e chi invece fa il suo mestiere. Fermati, se no non lo riprendiamo più su questo infatti, argomento. No, ma sarò sintetico. Quel commento, che peraltro segue una serie di commenti che io solitamente ogni post partita pubblico sul mio social e sulla mia bacheca, si rivolge proprio a quella parte dei giornalisti a cui lei ha fatto giustamente riferimento, che purtroppo, pur annoverandosi in un albo professionale, di fatto sono troppo autoreferenziali. Ma tu pensi, Marco, che sulla possano posizione... condizionare? Io non credo. No, non allora, esageriamo. Non condizionano. Non possiamo, importanti da condizionare le partite. Ma non era, e non abbiamo paura. Non era abbiamo quella, paura di criticare. Ma difatti non era quella la punzecchiatura, non andava fatta in questi termini a chi di voi giustamente continua a dire che il sole splende, il mare azzurro. Guarda, e la promozione eccetera. Lo sai cosa ci hanno accreditato a questa trasmissione? Io faccio l'osservatore perché sto fuori dalle quinte e non intervengo mai in trasmissione, perché faccio altro che ritengo molto importante. Qualcuno ci ha accreditato anche di considerazioni ed esternazioni che non abbiamo mai fatto. No, ci dicevano persino che noi avevamo detto perché che sono invidiosi, perché soggetti di 2 milioni che sono invidiosi. Andiamo avanti, perché se no perdiamo Emanuele. Perdiamo Emanuele. Quindi, diciamo, chiedere a una parte di questi vostri colleghi, cui io facevo riferimento, di essere più spigolosi anche con la società. Nel senso che a volte pensare che sia soltanto colpa... è sbagliato, loro devono essere... Posso completare? Loro devono essere giornalisti che evidenziano la realtà. Ecco, questa realtà amara a volte va mostrata. Questa realtà amara va a volte mostrata.
E secondo me in pochi lo stanno facendo oggi. Qui viene anche sulle testate online. No, perché se leggo i commenti mi interessa solo che dici qui viene fatto. No, ma qui è chiaro che viene fatto, ma perché è chiaro lo basta all'inizio del torneo. Mi basta questo, non guardiamo gli altri. Io ieri scrivevo anche soprattutto gli altri, ma comunque dico, questo è per dare un segnale forte, cioè che il sole splende, il mare azzurro e va tutto bene, purtroppo non è vero. E questo ma infatti non si può dire. Chiudiamo sì, questo argomento. Io su questa parentesi voglio chiuderla dicendo, per esempio, c'è un esempio lampante. Abbiamo noi il capo ufficio stampa del Catania, no? Che è qua dietro le quinte. Il capo ufficio stampa del Catania non è che viene e ci dice deontologicamente preparato, viene a dirci a noi come dobbiamo comportarci. Lui lo sa che noi leggiamo le partite, facciamo la critica, che non è una critica distruttiva, la facciamo perché dobbiamo analizzare quel momento. Noi nel momento di ieri, perché abbiamo analizzato la partita del Crotone, diciamo quello che non ha funzionato, secondo la nostra visione, secondo la nostra esperienza. Noi addirittura da giornalisti, scusate, lo faccio con orgoglio, potremmo avere anche la capacità di dare dei consigli, perché chi fa sto mestiere da 40 anni, ha seguito dalla Serie A fino alla Serie Z, un minimo di esperienza ce l'ha per poter dare un giudizio, no? Quindi partiamo da questo presupposto. Allora, noi non vogliamo attaccare il Catania solo perché qualcuno ci dice dobbiamo attaccare, noi non attacchiamo il Catania. Noi siamo a Catania e facciamo i giornalisti, parliamo del Catania e cerchiamo di fare quella critica costruttiva che serve per far sì che una città continui a crescere, non che cada nel precipizio, perché noi non vogliamo che cada nel precipizio. Fermiamoci perché abbiamo divagato completamente. Io vorrei tornare anche alle cose del campo, quindi facciamo una cosa, fermiamoci perché dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo degli obblighi, breve pausa e poi rientriamo con la seconda e ultima parte di Futura Gol. Pulizia, sanificazione, igienizzazione e disinfezione per tutte le vostre esigenze, da un piccolo locale alla grande industria. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia, specializzato in trattamenti in marmo, cotto, pavimento industriale, pulizia di vetrate e prospetti case. Una sola specialità, la fiducia e la soddisfazione dei clienti. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia, ci trovi in via dello Stadio a Scordia oppure al telefono 347 6818 599. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenze. Nuovamente in onda, in linea con Futura Gol, ultimo segmento. Devi sapere, caro Emanuele, cerchiamo di stemperare un po' perché anche fuori onda qua la situazione era un po' così calda. Devi sapere che noi abbiamo un agente segreto. Ah, sì. Sì, un nostro amico che vive in lavoro, ovviamente è siciliano, lavora in Australia e va a seguire le partite insieme al presidente, al fratello del presidente, negli uffici della Pelligra Group. Si chiama Agente 08008. Facciamoci due risate e poi torniamo a parlare di campo. Ho appena girato la camera, così ci vediamo un po' tutti. Vedete alle mie spalle c'è la partita Crotone-Catania che è già iniziata da due minuti e nel frattempo i tifosi stanno arrivando un po' alla volta. Ecco, ve li faccio ancora una volta vedere, c'è Salvatore, c'è Paul, c'è Filippo, c'è Carmelo, c'è Vincenzo e c'è lei laggiù in fondo. Quindi noi siamo pronti, carichi per tutti, per vincere e tifare e soffrire insieme ai tifosi del Catania-Catania. A tra poco, ciao! Buongiorno per noi, sono le 5.25 del mattino, stiamo seguendo la partita del Crotone-Catania, anche se fino a questo momento, nella metà del primo tempo,
stiamo perdendo per 1-0, però stiamo vedendo un Catania che sta cercando di reagire. Questo è per futuro gol. Noi siamo in pochi ma buoni tifosi del Catania, siamo sempre agguerriti a sopportare la squadra del Catania e che speriamo sempre fino all'ultimo comunque che il Catania possa quantomeno o pareggiare o, perché no, anche vincere, anche su questa. Ci sono stati due innesti nuovi che sono appena arrivati, stanno comportando bene. Adesso sicuramente Lucarelli forse cambierà qualche cosa e saremo a vedere in questo secondo tempo cosa andrà a fare adesso il Catania contro il Crotone. Abbiamo sentito alcuni pareri qua di questi 4-5 che siamo qua, di quelli del Catania, hanno detto che tutto sommato il Crotone non è tantissimo forte come l'avevano già descritto, però il Catania non è secondo a nessuno, quindi ha degli ottimi giocatori e sicuramente, come ho detto prima, Lucarelli farà del suo meglio sicuramente per portare avanti il Catania e per cercare di ribaltare il risultato di questo momento che Catania sta perdendo. Bene, detto questo, io vi voglio far vedere anche alcune tifose, voi del futuro gol, vedete qua ce n'è un altro, qua dietro si vede, io mi sposto la testa, è detto questo. Bene, loro vi salutano, futuro gol, questo è per voi, grazie e buon proseguimento, ciao. Di solito è un po' più allegro, eh? Ieri evidentemente la vostra prestazione non l'ho fatto divertire, cioè, no, di solito ci sono volti un pochettino più felici, però dico, prendo spunto per dire, vedi che amore c'è intorno in questa squadra, sì. Anche all'opposto rispetto a dove siamo, dall'altra parte del mondo, alle 5 del mattino si vedono le partite, quindi Emanuele, tornando a noi, avete una bellissima e importantissima responsabilità, questo credo che ne siete consapevoli. Infatti questo, ripeto, questo è la conferma di quello che abbiamo detto un po' prima, cioè un signore comunque alle 5:30 dopo una giornata di lavoro guarda la partita in diretta dall'Australia, ti fa capire che attaccamento c'è, che senso di appartenenza c'è in questa piazza, e questo deve essere una carica e un valore aggiunto per noi. Che si fa in questi casi? Ci si rimbocca le maniche? Si lavora? Allenamento? Ho passati altri di momenti comunque difficili nella mia carriera, ovviamente. E l'unico rimedio concreto che conosco è il lavoro. Il lavoro è la forza del gruppo che, come ho detto prima, dobbiamo compattarci, dobbiamo ritrovarci, parlarci, confrontarci e trovare, come dire, quella motivazione, quella consapevolezza che ci farà fare poi la differenza. E dove ti sono capitate situazioni simili? Anche a Foggia, anche a Salerno. Salerno, tanti quando mi parlano di Salerno ricordano quando abbiamo vinto il campionato dalla B alla A, ma io sono stato anche quando le cose andavano male, anzi sono partito quando le cose non c'erano proprio. Cioè c'era una situazione all'inizio proprio mediocre, non c'erano neanche i campi, non c'era. Poi piano piano, mattoncino dopo mattoncino, siamo arrivati a fare quello che poi viene ricordato. Sì, dico, c'è stato a Salerno l'aiuto del presidente Lotito che ha fatto qualcosa di molto importante, poi sono cambiate le cose. Diciamo che se nomini tifosi la Salernitana Lotito in questo momento mi ammazzo, però gli va dato atto che comunque sicuramente la rinascita della Salernitana negli ultimi anni sicuramente la squadra l'ha fatta lui e detto i lavori li ha scelti lui, quindi. Poi le cose non sono andate magari come si aspettavano a Salerno, però dico. Poi alla fine l'obiettivo è stato raggiunto e penso che quello è andato bene a tutti. La piazza, Luca, è calda. La piazza è abbastanza simile, abbastanza simile. Qui occorrerà strutturarsi meglio, perché lo diciamo spesso, abbiamo detto anche quando c'era Giuseppe Rapisarda, che magari tornerà a dirlo la prossima settimana che starà meglio. Qui purtroppo occorre riorganizzarsi anche da un punto di vista societario in maniera più capillare, perché quello che un po' tutti hanno compreso in città. Cicinelli qui non c'entra perché non può sapere queste dinamiche, e che non credo, sarebbe informato, però che purtroppo ci troviamo dinanzi ancora a una struttura che non è sufficientemente in maniera dettagliata strutturata per affrontare la complessità del calcio di Serie C. E noi abbiamo avuto, come tu ricorderai, Grella qui presente, ci ha annunciato che avverranno dei prossimi innesti, li attendiamo. Certo fa un po' specie che per esempio la direzione sportiva non venga rimpolpata proprio in prossimità del mercato di gennaio, chiaramente ci sono molti interessi
interrogativi, perché tutti, qualora la società avesse ritenuto, come io mi augurerei l'avesse fatto, necessario l'innesto di una direzione sportiva, questo andava fatto in concomitanza del mercato di gennaio, che invece, a quanto giustamente diceva anche prima Giacomo, lo pensiamo tutti, viene fatto da Lucarelli, che ha un ruolo che mi pare travalichi quello che è semplicemente il campo. E questo secondo me porta alcune incongruenze, perché queste incongruenze poi si riverberano sul pallone. Non basta acquistare un treno, un vagone di giocatori per poter ambire a ottenere risultati, purtroppo non è sufficiente. Il Catania sta acquistando, non so se sta facendo bene, ripeto, i nomi senza nulla togliere, il giudizio non lo possiamo dare Luca adesso, dopo la prima a priori partita, non, lo so, non lo so, lo daremo più lo avanti. Daremo col tempo, però lo vedremo, daremo giudizio. Ieri il battesimo di alcuni non è stato eccezionale, Costantino che si è divorato un gol fatto davanti alla porta, non è che l'ho visto io, non per gettare la croce addosso a sì, però come fai a puntare il dito su questi ragazzi che sono arrivati a Catania fotografo una circostanza minuti, fotografo però, una Luca, circostanza Luca, di un calciatore. Io però voglio dire una cosa, Lucarelli con l'esperienza che ha maturato nel tempo sia come calciatore che come allenatore, glielo possiamo dare il beneficio del fatto che possa saper scegliere un calciatore che possa essere utile al suo modo di giocare? Io questo mi sento di doverlo, io sono d'accordo con te, io sono accreditare con questa te capacità di poter, che poi ci vuole il direttore sportivo. Io non sono d'accordo, penso che sarà, legittimamente, cioè, quello che tu dici, io non sono, io penso che poi il direttore sportivo, perché in un team, almeno in Italia, il direttore sportivo è una figura di collante tra calciatori e società, ci deve essere, però lui sta facendo scelte lui personali e sta dicendo un momento, io con Grella mi metto d'accordo e vediamo quali sono i giocatori funzionali al progetto. Attenzione, non possiamo dire che dopo, perché hai perso col Crotone, perché ha fatto un errore il portiere o perché i Chierico si è fatto due sbarioni e ha rovinato una partita, perdi 3-0. Ma questo non c'entra l'episodio, ma perché invece non fare un passo avanti dal punto di vista culturale? In Inghilterra lo fanno da tanti anni e mi pare che vanno, cioè, abbastanza bene. Anche questo c'è da dire. Io credo che tu non sei d'accordo. No, non sono minimamente d'accordo. Poi perché, sentiamo anche la, perché il calcio in Italia ha un'altra conformazione, lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, non ci nascondiamo dietro un dito, lo sappiamo tutti come funziona. L'allenatore si occupa della questione di campo, direttore sportivo della direzione sportiva, quindi c'è la proprietà, la dirigenza generale. Questa è una struttura ben organizzata, una società, il Catania non lo è allo stato dell'arte. Tu non accrediti Lucarelli nella capacità di poter scegliere un giocatore? Non è un direttore sportivo, Lucarelli è un allenatore, faccia l'allenatore. Il direttore sportivo deve guardare il lato economico, la società. Ti sembra niente? Ma se lui conosce le qualità di Cicerelli e lo porta a Catania, è perché sa che Cicerelli può dare un contributo. Io non posso sindacare l'operato di Cicerelli, no, me ne guarderei bene. Ma non possiamo, sarei troppo presuntuoso. Giacomo, sentiamo anche Marco Novelli. Secondo me non possiamo coprire però questa carenza societaria dalle capacità che magari poi anche Lucarelli può avere. Cioè c'è un problema societario, condivido pienamente quello che viene detto, perché è una struttura societaria ben organizzata, agirebbe sicuramente in modi differenti. Lucarelli, dal mio punto di vista, è capace di scegliere i giocatori, sapeva fare a volte anche in campo l'allenatore in campo quando giocava, ce lo ricordiamo tutti, però oggi mi sento di dire una cosa, senza voler tra virgolette essere impopolare, che da Lucarelli mi aspetto, come si aspetta tantissima diciamo della gente catanese che segue con amore il Catania, quella mentalità in campo, quell'aggressività che poc'anzi tutti quanti abbiamo citato essere stata mancante ieri a Crotone, che peraltro è stata mancante anche in altri campi nei quali il Catania è andato a giocare con in panchina Lucarelli. Questo è l'aspetto dove Lucarelli deve sicuramente poter fare qualcosa. La qualità dei singoli giocatori che ha trovato non poteva essere certo addebitata a lui. Se dovesse azzeccare qualche rinforzo, diciamo, tra i suoi preferiti, saremo tutti ben contenti di questo. Però oggi Lucarelli deve dare qualcosa sull'aspetto mentale. Io ho percepito dal giocatore del Catania che è oggi qui presente che hanno bisogno di lavorare su questo spogliatoio. Questo lo ha appena dichiarato. Questo sentiamo anche lui, è molto importante. Sentiamo anche lui un attimino. Io chiudo, scusami Emanuele. Secondo me ci siamo un po' impuntati su questa cosa del direttore sportivo. Io, Luca, lo sa che su questa cosa non siamo d'accordo. Per fortuna il mondo è vario, perché ognuno ha la sua idea. Secondo me ci siamo un attimo. Manciniano.
Quindi ci, secondo me ci siamo un po' impuntati su questa cosa. Andiamo sempre a cercare le mancanze. In questo momento manca questo e tutte le colpe sono. Io la penso così. Mi permetto di dissentire da te. Da te, Luca, ci mancherebbe altro. Emanuele. Io dico solo prima di sentire Cicerelli che sconti. E poi voglio andare da Leonardo. No, con tutto che Lucarelli è un tecnico che personalmente il cui ingaggio ho colto con piacere, sconti non ne faccio neanche a lui, perché ha perso tre partite su quattro nelle ultime, appunto, nell'ultimo mese. Questa è una fotografia della realtà, al di là di tutte le belle cose che possiamo dire. Ha perso tre partite su quattro, ha perso a Messina, ha perso in casa col Sorrento, ha perso ieri facendo una figuraccia a Crotone. Non è che queste sconfitte non siano addebitabili anche al tecnico per la sua quota parte di responsabilità, anche a lui sono addebitabili. Se no, salviamo Lucarelli perché ci sta simpatico. A me sta anche simpatico, tutti. Credo che si sia preso le sue responsabilità. Quando si perde, perdono tutti, non è che perde uno solo. Cambia l'indianto, non ha fatto lo svarione. No, certo. Voglio sentire Emanuele su quello che diceva Marco Navarria, sul fatto che il mister vi stia provando a trasmettere quello che era lui in campo. Sì, io l'ho detto anche all'inizio, il mister è un trascinatore e ovviamente lavorerà su quello, cioè su provare a trascinarci dal punto di vista emotivo, mentale, quello che alla fine secondo me è un fattore determinante per giocare in una piazza come Catania. Leo, hai qualcosa? Sì, così andiamo a concludere. Sì, ancora altri commenti a parte dei tifosi, sempre sul match di Crotone. E nella fattispecie si va a parlare dei gol. Infatti Carlo Amore ci scrive che il primo gol è stato errore del portiere, il tiro forte ma centrale, il secondo in contropiede, il terzo solito errore difensivo. La squadra ha dei limiti evidenti e non c'è molto da fare. Chi risponde? Dico, cruda, ma vero. Sul primo gol credo che abbiamo disquisito abbastanza. Non è un errore difensivo, cioè voglio dire, è un errore di un attaccante che si è prestato alla causa della difesa. Tu parli del terzo gol. Del terzo gol, e quindi è successo quello che ci ha praticamente entrato all'interno dell'area, come se fosse festa, domenica è festa. Lo stiamo rivedendo. E allora, ripeto, in questa partita, devo dire con un'analisi serena, senza dover essere tifoso, faccio il giornalista, dico, in questa partita il Catania ha perso per tre episodi che sono tre. Poi di sembra un avvocato più che. Non sto facendo un'analisi, versione avvocato da Pisardo, oppure versione avvocato difensore. Io avvocato quello che ho visto fotografo in quella partita, lasciamo stare il pregresso, parlo di è ottimista. Io direi, dico, tre episodi, tre reti, il Catania fino a che non ha subito la rete di, con il portiere, il giovane portiere, e era a pari al Crotone, anzi sembrava che giocasse in casa il Catania. E questo credo che lo ha detto anche Emanuele, dico, l'abbiamo quindi, capito. Sì. Quindi, l'episodio qui, allora scusate, onesti, la sentenza onesti di questo processo, l'episodio ha determinato poi tutto il resto della partita, Emanuele. Ma no. Cioè la punizione cambia così tanto la partita. Allora se dobbiamo mettere gli episodi, scusate, secondo me poteva starci un rigore su Castellini. Quello poteva starci. Poi nell'azione successiva poteva starci anche l'espulsione di Quaglini. Ci stava sicuramente. Però prima del fallo da ultimo uomo c'era secondo me un rigore. E se ti dava il rigore magari la partita cambiava. Ma secondo me c'era il rigore. Però ovviamente, come ampiamente abbiamo detto, non possiamo attaccarci agli episodi, perché la partita è finita 3-0. Alla fine possiamo dire episodio del rigore, oppure il colpo di testa di Zanellato, oppure l'occasione con Costantino in avvio, qualsiasi cosa, però alla fine la partita è finita 3-0. Sì, ma noi non dobbiamo fare l'episodio, c'è andato contro, c'è andato contro. Noi non dobbiamo fare l'analisi di un'apertura di chissà che, noi dobbiamo fare l'analisi di una partita che dice questo. Sì. Tre episodi, tre errori, tre gol. Questo dice, poi È un po' il momento. Lo sai qual è il problema, Emanuele? Lo sai qual è il problema? Tu sei arrivato da pochissimo. No, io ho capito perfettamente noi quello che abbiamo vissuto tutta quanta la stagione. Assolutamente. L'abbiamo vissuta con due tecnici e di partite come quella di ieri ne abbiamo viste sia con Tabbiani che con Lucarelli. Quindi per la nostra analisi magari è diversa dalla tua. L'hanno raccontato. Dico, purtroppo purtroppo ci sono state troppe partite in questa stagione simili a quella di Crotone. Io andrei anche a Messina dove il Catania ha fatto male, ce ne sono molto anche altre. Sono tante brutte, altre brutte, brutte. E questo, permettici, la nostra analisi dipende anche dal complessivo, dallo storico, dal complessivo della stagione, non alla singola partita. No, ma io infatti non mi permetto di giudicare le vostre analisi, anzi, mi hanno anche informato di comunque
mi hanno raccontato partite, episodi, partite molto sfortunate, mettiamola così, però capisco, insomma, le vostre analisi. È corretto dire che ieri è peggio dell'andata. Comunque, se noi guardiamo la partita che abbiamo giocato al Cibali contro il Crotone all'inizio, no, un'altra storia, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo visto due squadre completamente diverse. Io ieri posso dire che il Crotone, a mio avviso, oltre che ad essere messo meglio in campo, era anche nettamente in crescita anche dal punto di vista atletico punto di vista proprio del gioco. Cioè, quella è una squadra che alla prima di ritorno si sta come dire manifestando con una crescita. Noi abbiamo, a mio avviso, un'involuzione. E rispetto alla Coppa Italia, che vi è sembrato sempre col Crotone? Che abbiamo giocato viso a viso col Crotone, e a me è piaciuta quella partita, però è una partita. Cioè, a me piace più pensare a una crescita costante. A me piacerebbe che, come diceva il giocatore del Catania, si inizi già da domenica, perché la prima partita utile è domenica, a iniziare, in realtà sabato se ti correggo, infilare 3-4 risultati positivi di fila, che quest'anno non è ancora successo, se non in un'occasione, se non sbaglio abbiamo avuto tre partite positive, ma è fondamentalmente Emanuele quello che è mancato alla fine, più o meno questa è la linea, sintesi, dico è un'ora e mezza che parliamo, riusciamo a dare questo, per fortuna basta il prezzo, perché comunque è una cosa importante trovare, come dire, tutti nella stessa direzione. C'è il Brindisi, si pensa a fare la grande col Brindisi, lo stadio sarà bello caldo, l'ambiente sarà bello caldo, quindi iniziamo a dare come dire, gioie a loro, gioie a noi, energia positiva a tutti, voglia di vincere a tutti, andiamo a Picerno, andiamoci a prendere altre e poi dopo piano vediamo, ci possono andare anche i tifosi del Catania che da troppo tempo non possono andare da nessuna parte. Speriamo di vedere sabato lo stadio pieno, di rivedere i tifosi del Catania in trasferta, perché è giusto che anche i tifosi del Catania vadano in trasferta. Limitando i tifosi in trasferta è un abominio, per non dire qualche cosa di peggio, di quelli che eliminiamo il problema direttamente e abbiamo risolto. Non è così. C'è gente per bene, c'è gente che va allo stadio, c'è gente che vuole vivere lo stadio, e se tu li metti tutti, parlavo di generalizzazione prima, giusto, hai ragione, se tu li metti nello stesso catino, sì, allora mi fai arrabbiare. Tu puoi identificare quei soggetti, sì, che fanno male al Catania, e non solo al Catania ma a Catania, e sono stati identificati, allora, perché sono stati dei DASPO, allora agisci, ma non denuncia, che tu mi precludi la possibilità di seguire la mia squadra del cuore, è assurdo. Giacomo, non torniamo, perché la decisione di chiudere le porte nell'ultima partita del Catania in casa è una decisione allucinante, ne abbiamo discusso. Io vorrei, prima di chiudere, chiedere alla regia di mandare il prossimo turno, così facciamo anche e chiudiamo anche l'informazione. Ecco qua, spezzatino, caro Luca, anche sì, in questo caso ormai ci stiamo abituando a questi spezzatini. Si parte il 12 gennaio, che dovrebbe essere venerdì, correggetemi se sbaglio, sì, con Giuliano Foggia e Taranto Picerno, poi il sabato Potenza Latina, Turis Crotone, sabato 13 gennaio Avellino Juve Stabia, che è una partita abbastanza interessante vista la classifica, Catania Brindisi, Monterosi Monopoli, Francavilla Benevento. Poi il 14, che è domenica, ci sono due partite: il Messina dinanzi a una Casertana che con un Curcio in splendida forma sta facendo veramente bene, e poi c'è l'Audace Cerignola che ha battuto il Messina nell'ultimo turno contro il Sorrento. Credo che siete tutti d'accordo che Avellino Juve Stabia è la partita del turno, no? Certo, è la partita della settimana, mentre il Catania avrà la possibilità di riprendersi con una squadra molto scadente che è il Brindisi, che ha 14 punti. Tu perché ti lanci in queste cose? No, mi lancio, poi non succede. Ma mi lancio perché secondo me la realtà va fotografata. Il Brindisi è stato battuto in un momento in cui il Catania è ancora in fase di organizzazione, quindi io credo che da quello che ho visto, da quello che ho letto, la cronaca, le squadre che affrontano il Catania, sì, ma è una squadra di mobilitazione, no, già, ecco, non facciamo più, come tu, è come se affrontassi la Juventus, ma siccome tu sei una persona sincera, cioè, sai bene che il Brindisi è una squadra che sta smobilitando, quindi lo sanno tutti, però nel calcio io tutto può succedere, nulla, certo. Io l'unica cosa che voglio farvi evidenziare a voi, io mi preoccupo di quelle che smobilitano, è che noi dimentichiamo forse, guardando a quello che accade oggi, che l'ultima volta che siamo stati in Serie C ci abbiamo messo 17 anni per tornare. Attenzione, io questo non lo dimentico mai e ne faccio tesoro, perché io gli ultimi
Io vi ricordo che per riuscire ad andare in Serie B abbiamo patito le pene dell'inferno e non avevamo una società sulla carta così solida come può essere questa. E allora, diciamo che ci sono, c'è stata anche una radiazione da cui si è poi tornati indietro, c'è cioè una storia molto lunga. Una storia, ora speriamo. Però scusami riuscire. Giacomo, non faccio l'avvocato, ricordiamoci anche, permettetemi di dirlo perché è corretto, che questo Catania fa parte di un nuovo corso, è una nuova società, dico, non è che il Catania non è in Serie C da 9 anni, questo è un Catania che è rinato, che è ripartito da zero, quindi questo dobbiamo anche dare, non è un alibi, però non possiamo considerare questa nuova storia come il continuo di quella precedente, sì, purtroppo. Però per la tifoseria è così. Ma non è così. Non è così perché è una nuova società e un nuovo corso. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Sono i colori che contano in una città. Però quello il rosso azzurro. Quello dici tu, va bene. Sì. No, quello dici tu ha senso se il Catania fosse oggi quinto, sesto, magari arrancasse un po' di playoff e dodicesimo. Non abbiamo fatto sconti, dico. Non abbiamo, scusami Giacomo. Cerchiamo di essere onesti. Non abbiamo fatto sconti. È scarsissimo come campione. Ma non è un valore in più, dire che però, cioè, attenzione, non dare in più perché gli altri sono meno forti non deve diventare la nostra giustificazione. No. Io credo che noi veramente dobbiamo tirare fuori la garra. Dobbiamo necessariamente pedalare testa bassa e andare a prenderci lo stesso un terzo, tutte quarto posto magari in classifica a fine stagione. E poi alla Coppa Italia ci pensiamo. Esatto. Alla Coppa Italia ci pensiamo. Non è che vuole segnare il suo gol, Cicerelli. Sabato. Spero subito. Sabato. Se segna sabato, torna lunedì se segna. Vabbè. Allora invitalo. Con... di sabato. Se segna invitalo per lunedì. Ma lo invito tutte le volte, ma non decido io ovviamente. Poi c'è Angelo Scalpiti che decide. Una volta facevo un giochetto sui se segni mi regali la maglietta, lasciamo stare. Vabbè, non torniamo indietro, andiamo avanti. Andiamo a salutare Leonardo Russo, grazie. Se hai l'ultima velocissima, no. L'ultima domanda? Sì, ma proprio telegrafica. Non riesco a commentare da parte di Cristian Panucci. Non riesco a commentare proprio lui, Cristian Panucci? Cristian Panucci? Era lui? Non è proprio lui, non credo sia proprio lui. Ah, ecco. Non riesco a commentare perché non capisco questa stagione bipolare del Catania. Speriamo se ne venga fuori per ripartire bene la prossima stagione. Questa è andata come speranza di risultati concreti. Beh, hai chiuso così in allegria, mi fa piacere. Bipolare. Grazie Leo, grazie Leonardo Russo. Ciao Ale. E allora vado a salutare, ringrazio il direttore Giacomo Cagnes, grazie di essere stato con noi. Grazie all'avvocato Marco Navarria. Grazie a tutti voi, complimenti. Grazie Emanuele. Grazie a voi. Sei stato con noi. Tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto. Eri stato avvisato, che sì, era un po' così, pesante, difficile. Grazie Luca. Ciao Alessandro, a te e ai telespettatori. Io voglio ringraziare e salutare Giuseppe Rapisarda, che è a casa, riprenditi presto. Elisa Lisitano, che è a casa, riprenditi presto. Un bacio anche alla nostra Natalie La Rosa, che è a casa, riprenditi presto. Ce ne abbiamo ancora. Siete decimati. A Messina, Davide Mangiapane, che non è con noi, riprenditi presto anche a lui. Salutiamo tutto il nostro staff. Alfio Munzone, Giuseppe Messina alla camera, Sebi Catalano e il nostro Fabio Consoli in regia. Ringrazio ancora perché è qui davanti a me Angelo Scaltiti, che ci permette ogni settimana di avere un ospite del Catania, e grazie a voi che ci avete seguito e siete sempre molto molto affettuosi. Noi, se tutto va bene, torniamo lunedì prossimo.